Parlerò di alcuni setting dell'assistenza sanitaria territoriale. Parleremo un pochino di assistenza domiciliare, che è il mio ambito specifico. Io sono un coordinatore infermieristico presso l'ASL Roma 2 e mi occupo di cure domiciliari. Parleremo di assistenza di fragilità, di disabilità, di non autosufficienza. Solamente dei flash vi darò per queste definizioni. Riabilitazione ex articolo 26, vi dirò che cos'è una DP, che cos'è la Casa della Salute, cosa sono le UCP, cosa sono gli AmbuFest, che qua ho denominato sabato, domenica, festivi, che cos'è un pochino la residenzialità e l'hospice, ma in modo molto, diciamo, sintetico. Più che altro parlerò in modo approfondito delle cure domiciliari. E adesso entriamo praticamente nell'operativo. Fino a poco fa abbiamo visto la parte generale, no? Partendo dallo Stato, arrivando alla Regione, al Comune. Ora entriamo proprio nella parte operativa delle ASL. Allora, l'assistenza domiciliare può essere intanto di tipo sanitaria e o sociale e è rivolta a tutte quelle persone che sono iscritte al sistema sanitario regionale e che per temporaneamente o stabilmente per motivi sanitari o per motivi sociali non possono recarsi nei servizi territoriali, quindi c'è la necessità che qualcuno vada al domicilio di queste persone. E come vi ho detto prima, possono essere sia sanitari che sociali, e per quanto riguarda il sanitario sono regolamentate da una DGR del 2008, che è la numero 326. Ci sono dei requisiti di accesso per accedere alle cure domiciliari. Bisogna avere una ridotta autosufficienza, che è dimostrata da una valutazione attraverso l'applicazione di apposite scale, la necessità di un'assistenza primaria e l'idoneità delle condizioni socioambientali dell'assistito. Che cosa vuol dire? Che ci deve essere un supporto familiare, quello che generalmente viene chiamato caregiver. Qualora questo supporto familiare non c'è, questa funzione deve essere vicariata dai servizi sociali in qualche modo. Ecco, l'ho scritto in rosso perché questa è una grande criticità. Noi ci troviamo ad assistere, dal punto di vista sanitario, delle persone che hanno anche una forte componente sociale, ma siamo costretti a mettere un operatore sanitario perché i servizi sociali non hanno finanze sufficienti per garantire questa funzione di vicariare il caregiver. E poi deve essere presente un alloggio idoneo. Parlo sempre per quanto riguarda la parte sanitaria. Immaginate un paziente, una persona affetta alla SLA e che per vivere ha necessità di utilizzare delle macchine salvavita. L'ambiente in cui questa persona risiede deve essere idoneo. Ad esempio, per quanto riguarda l'elettricità, bisogna fare una richiesta per garantirne la continuità. La modalità di accesso per le cure domiciliari sanitarie è un modello, ma una richiesta di accesso che è stata definita da un DCA, che è il 431 del 2012. Come vedete, ho scritto in futuro contact assessment, perché in realtà con la normativa regionale attualmente noi ci troviamo in una fase intermedia, dove le cure sanitarie, le cure sociali ancora non sono integrate. Il contact assessment è uno strumento che ci consente di verificare sia la tipologia del bisogno sia l'urgenza di quel bisogno, però ancora non è utilizzato. Viene utilizzata questa scheda di attivazione che riguarda solamente l'aspetto sanitario. Per quanto riguarda sempre il sanitario, la compilazione della richiesta può avvenire o dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta,
oppure dal medico della struttura residenziale, che può essere un ospedale, un RSA o altro. Trattandosi di bisogni assistenziali, perché deve richiederla il medico? Praticamente le necessità che vengono richieste nell'assistenza sanitaria domiciliare sono necessità assistenziali che riguardano principalmente la figura o sociale dell'assistente sociale o dell'infermiere o del fisioterapista, quindi un bisogno di riabilitazione, un bisogno di assistenza infermieristica o un bisogno sociale. La 431 del 2012 impone che sia il medico a fare la richiesta. Prima di questa, di questo DCA, la richiesta poteva essere fatta da chiunque avesse, per quanto riguarda le continuità assistenziali, da qualunque operatore rilevasse questa problematica. Quindi questa è una criticità che andrebbe sanata. E per quanto riguarda la continuità assistenziale, intendiamo il rapporto di salute continuativo tra le strutture ospedaliere e il territorio, ci sono due aspetti fondamentali che spesso vengono confusi anche dalla normativa. C'è la continuità assistenziale ospedale-territorio e la continuità assistenziale ospedale-cure domiciliari. La differenza è sostanziale. In genere nella continuità assistenziale ospedale-territorio prevale il bisogno clinico, mentre in quella ospedale-cure domiciliari prevale il bisogno assistenziale. Vi faccio un esempio semplice. Una persona che ha avuto un infarto è ricoverata in ospedale e ha fatto il suo periodo di acuzie, è, diciamo, guarita tra virgolette, però va dimessa, va mandata al proprio domicilio. In alcuni casi viene mandata in un centro di riabilitazione, in molti casi viene mandata a domicilio. Quando va a domicilio non può essere mandata solo dal medico di famiglia con la solita lettera di accompagno, ma ci deve essere una continuità assistenziale ospedale-territorio. Ad esempio deve essere in qualche modo coinvolto il cardiologo territoriale, che dovrà seguire quella persona per tutto ciò che riguarda poi la terapia o esami diagnostici o interventi di prevenzione territoriale. Ecco, qui c'è una grande carenza, e c'è una carenza che riguarda però il bisogno clinico. Mentre per ciò che riguarda la continuità assistenziale ospedale cure domiciliari, dove c'è una prevalenza di bisogno assistenziale, in alcune realtà delle nostre ASL sono state fatte, già ci sono esperienze decennali, come ad esempio nella ASL Roma 2, ex ASL Roma B. In altre ASL ancora questi interventi, questi percorsi non sono stati realizzati. E allora, per quanto riguarda sempre l'assistenza domiciliare sanitaria, la modalità di richiesta può essere fatta entrando direttamente nel sistema informatico SIAT della Regione Lazio, che è un sistema informativo assistenza territoriale. La Regione Lazio, attraverso un DCA, il 247 del 2014, ha praticamente adottato la suite Interrai, che è un sistema di valutazione. Non entro nel dettaglio, altrimenti è troppo complicato, però immaginatelo come un sistema informatico dove, non gestionale purtroppo, questo è il grande limite che ha, che è costato anche un sacco di soldi, non vi dico quanto perché sennò saltare dalla sedia. Immaginatelo come un appartamento con una chiave per aprire la porta principale, che è costituita da questo contact assessment, questa scheda di valutazione iniziale. Una volta che entrate dentro ci sono diverse porte e ogni porta corrisponde a una tipologia di cura. Ad esempio abbiamo il long term care facility, che riguarda il regime residenziale, l'RSA. È una scheda di valutazione che si utilizza per valutare quelle persone che hanno come bisogno un bisogno residenziale. Oppure abbiamo long care, che serve per l'assistenza domiciliare integrata, che vediamo più avanti, e ci consente di valutare quelle persone che hanno necessità di un'assistenza sociosanitaria essenzialmente. Oppure abbiamo il contact assessment, che riguarda il PUA, che vi ho detto che è la parte di accesso, la porta di accesso. E poi ci sono altre schede che servono ad esempio per l'hospice o per la riabilitazione. Questo SIAT nasce per dare supporto alla rete di servizi, per facilitare l'integrazione tra i servizi, per cercare di migliorare e velocizzare le informazioni e per dare uno standard minimo omogeneo. Voi immaginate che nella stessa ASL ci sono diversi distretti, come dicevano i colleghi prima,
e tra un distretto e l'altro c'è una differenza di operatività nelle cure domiciliari, magari un distretto dà dei servizi, un altro distretto dà dei servizi differenti o non li dà proprio. Quindi lo scopo di questo SIAT è anche questo. I destinatari attualmente sono i cittadini, i distretti, gli ospedali, le strutture sanitarie pubbliche e private. Il sociale? Attualmente non è previsto l'ingresso del sociale all'interno di questo sistema operativo che la Regione Lazio ha. Però so che in un municipio, non mi ricordo quale, nel Dipartimento del Comune di Roma delle politiche sociali, un dirigente è andato a chiedere Regione, non so chi, poi mi informerò per sapere. E andiamo avanti, se no perdiamo troppo tempo. Abbiamo già visto che riguarda l'assistenza domiciliare, residenziale, eccetera. Qui vedete uno schema di questo SIAT che potete trovare sul sito della Regione. E praticamente il soggetto dovrebbe accedere al PUA. Vedete che ho scritto operatore, c'è scritto operatore PUA, io ho aggiunto anche CARE, che è un nuovo modello organizzativo in utilizzo presso la ASE da Roma 2, che è in funzione da 2 anni e l'ho progettato io e è stato approvato dal direttore generale precedente. L'abbiamo sperimentato per 1 anno e adesso si trova anche nell'atto aziendale. È nato soprattutto e ha lo scopo poi di pianificare tutte le cure domiciliari sul territorio. Quindi il cittadino entra dentro, arriva nella porta di accesso che è determinata dal PUA o dalla centrale operativa e qui si fa già una prevalutazione del bisogno, che può essere sociale o sanitario o previdenziale. Una volta che si è fatta questa prevalutazione del bisogno, il PUA può attivare un'unità di valutazione multidimensionale e distrettuale. Al cui interno ci sono tutte quelle figure che per quello specifico bisogno sono importanti. Quindi c'è sicuramente la componente del municipio, la componente sociale e le componenti sanitarie della ASL, che vanno poi a domicilio a fare la valutazione, ma non mi dilungo troppo, altrimenti diventa troppo complesso. Allora, nell'assistenza domiciliare ci sono varie tipologie di richieste e di bisogni. E diciamo che c'è l'ADI che riguarda un bisogno complesso, ADI vuol dire assistenza domiciliare integrata, cioè sociale e sanitaria insieme. Poi c'è l'assistenza prestazionale che riguarda un bisogno semplice, ad esempio un semplice bisogno sanitario, una terapia intramuscolare per 5 giorni, è un bisogno di tipo semplice e prestazionale. Quanto manca? Ci sono 3 minuti, ammazza. Poi abbiamo la riabilitazione ex articolo 26, che credo che ne parlerà più avanti qualcuno, l'assistenza domiciliare del medico di medicina generale, il medico in base a... andiamo avanti che le vediamo, la facciamo. Allora, abbiamo detto che l'assistenza domiciliare prevede una valutazione multidimensionale, multidisciplinare, e riguarda soprattutto persone fragili, disabili e anziane. La fragilità, vi do dei flash, che cos'è? Immaginatela come la probabilità di andare incontro a un incidente, a un accadimento, a una malattia. Una persona più è fragile, più ha possibilità di andare incontro a questo accadimento. Quindi la fragilità si misura non solo misurando le malattie, certo che una persona che ha più malattie contemporaneamente, che è cardiopatico, cioè un'insufficienza respiratoria, è più fragile di una persona che ha meno patologie, ma riguarda anche altre condizioni, ad esempio una persona che ha delle condizioni economiche disagiate è più fragile di una che invece ha le condizioni economiche buone, oppure una persona più anziana ha delle risorse interne minori rispetto a una persona giovane, quindi è più fragile. E la disabilità invece, così rapidamente, è legata molto all'ambiente esterno. Immaginate se noi tutti fossimo su una sedia a rotelle, se tutto il pianeta, tutti gli umani fossero su una sedia a rotelle, sicuramente nel mondo non ci sarebbero gradini, quindi nessuno si sentirebbe disabile. Quindi l'aspetto fondamentale legato alla disabilità è l'ambiente, mentre la non autosufficienza è l'incapacità totale o parziale di svolgere in autonomia delle comuni attività della vita quotidiana, lavarsi, uscire, fare la spesa, queste cose qua. L'assistenza domiciliare prestazionale, che l'ho detto prima, la disabilità ne parlerà qualcun altro, invece questa assistenza domiciliare programmata è quella del medico di famiglia. Se una persona ha delle condizioni cliniche particolari, il medico può chiedere ai servizi ASL di andare a domicilio periodicamente, per questo servizio viene attribuito.
La casa della salute. Allora, la casa della salute prevedeva come obiettivo, diciamo, primario era quello di diminuire gli accessi al pronto soccorso e di avere un riferimento più prossimale, più vicino ai cittadini. Ho scritto dovrebbe garantire, perché non so se li garantisce, non voglio entrare nel dettaglio, dei percorsi, cioè una persona che entra dentro la casa della salute, ad esempio, e ha un'insufficienza respiratoria, dovrebbe trovare intanto un punto di accoglienza che potrebbe essere definito con il PUA, e nel momento in cui entra nel PUA, già nel PUA gli viene dato un percorso, gli danno magari degli appuntamenti e viene seguito. Attualmente non mi risulta che sia così, alcune persone devono per forza avere la ricerca del medico, andare a prenotare al CUP la visita, quindi non hanno questo funzionamento. E andando avanti vediamo che la Casa della Salute come modello organizzativo ha due componenti, c'è un modello di base che comprende alcune cose, poi c'ha dei modelli aggiuntivi che non risulta siano stati adottati ancora da nessuna casa della salute, perlomeno nelle tre ASL di Roma dove noi saremo i delegati del sindaco. In Spagna la casa della salute è divisa in tre, ci sono tre tipologie, proprio per portarla più vicino al cittadino. C'è una casa della salute che è gestita ad esempio dal personale infermieristico e riguarda delle tipologie di assistenza molto semplice. Poi c'è un centro di salute al cui interno c'è un medico e i bisogni assistenziali e il bisogno clinico si equivalgono. E poi c'è un centro di salute con servizio San Piagos che riguarda anche piccoli interventi chirurgici, dei posti letto ad esempio di day hospital, e praticamente è più messa sul territorio. E poi ci sono gli ospedali comunitari e l'ospedale generale che è più specialista. Le OCP sono delle strutture che riguardano, sono delle associazioni che hanno fatto i medici di base oppure i pediatri di libera scelta, che forniscono un servizio per tutto il giorno, dalle 10 alle 19, e praticamente se io ho un medico di famiglia che fa parte di questa associazione posso andare tutti i giorni, se non trovo il mio medico ne trovo un altro. E la residenzialità definita nel Sondrone nella maggior parte dei stati anglofoni. E in Italia sono delle residenze sanitarie assistenziali che sono un'organizzazione intermedia tra l'ospedale e l'assistenza domiciliare. In genere il bisogno primario è un bisogno assistenziale, altrove sono gestite da infermieri, per questo si chiamano nursing home, case infermieristiche. E gli ospiti, se ne parlerà più avanti un altro collega, e avrei voluto dire altre cose ma il tempo è tiranno. E praticamente siamo passati da ospedale a territorio, prima l'ospedale era il punto centrale della salute e adesso invece è diventato il territorio il punto centrale, purtroppo non è stato attrezzato per essere il punto centrale, tant'è vero che le risorse umane sono sempre più ridotte e quindi non siamo in grado ancora di fornire questa assistenza per sopperire alla carenza invece dell'ospedale che è stato dimezzato come funzione. E sarebbe interessante passare da una medicina di risposta, quella attuale, a una medicina predittiva, così come ci ha illustrato qualche giorno fa anche il nostro portavoce Davide Barillari. La medicina di risposta è quella che dà una risposta quando il danno già c'è stato, invece la medicina predittiva è quella che va a valutare la fragilità della persona e individua qual è il livello di fragilità e in che punto quella persona è fragile per impostare un intervento e arrivare prima che il danno sia arrivato. Grazie.